Buongiorno a tutti e naturalmente sono molto emozionato oggi perché uno va a parlare in giro, poi parla a casa sua, è più emozionato che andare chissà dove. E quindi oggi per me è una giornata particolare. Silvano, posso andare? Ok. Ringrazio Roberto per la sua bella introduzione e per questo invito e oggi parleremo di questo tema. Io quando parlo di questo tema mi infervoro, lo sapete, per cui non garantisco di stare dentro 45 minuti, però tu alzati in piedi e cominci a mandarmi via. Prima di cominciare vorrei ringraziare un certo numero di persone, in particolare quelle del nostro gruppo, che mi permettono ad esempio di andare in giro a parlare di queste cose, supplendo anche alle mie assenze, alle mie carenze, e continuano a sottoporre anche loro progetti di grande successo e lo fanno con grande soddisfazione seguendo tanti dottorandi, postdoc e tutte le persone che stanno nel nostro laboratorio. Li ringrazio veramente di cuore perché senza di loro oggi non potrei essere qui sopra. Un'altra persona che devo ringraziare è Vincenzo Balzani, con il quale ci disturbiamo a vicenda da circa 15 anni su questo tema. Abbiamo scritto tante cose insieme e in particolare questi due libri a cui siamo molto affezionati, Energia per l'astronave Terra, credo che più o meno lo conosciate, se non lo conoscete lo trovate in tutte le librerie, e questo che ormai ha circa 10 anni e tremo all'idea che qualcuno ci chieda di aggiornarlo, però è ancora molto valido, chissà un giorno ci toccherà anche di aggiornare questo. Però resta un testo importante, ogni tanto c'è qualcuno che ci scrive da un'università di chissà dove che dice che lo usa come testo per gli studenti ai corsi universitari, siamo molto contenti. A proposito sempre di Vincenzo, Vincenzo ha edito un numero speciale di questa rivista dell'Università di Firenze che si chiama Substanze, una rivista di chimica, dove ci sono un bel numero di persone a livello internazionale che si occupano di energia e ci siamo anche noi, meritatamente, che con Andrea e Filippo abbiamo scritto in questo numero speciale questo articolo sull'auto elettrica, credo che possa essere di interesse. Poi ci sono altre persone importanti, tra cui il nostro collega Sandro Fuzzi, che hanno scritto articoli sul tema della transizione energetica. Ovviamente in questa occasione l'annuncio commerciale è necessario, fuori troverete un banchetto con delle copie di sapere, la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento, ringrazio Roberto per quello che ha detto prima, non aggiungo altro, e può essere anche un'idea regalo natalizia per la diffusione della cultura scientifica a prezzi veramente, veramente contenuti, anche con un omaggio di un libro. Faccio tre brevi avvertenze prima di partire. La prima è che le diapositive sono in inglese, non per fare lo snob, ma perché onestamente di tradurle non ne avevo una grandissima voglia. Ma poi ho pensato anche che ci sono degli studenti qui che sono stranieri, che sono i nostri studenti e che non parlano italiano, quindi almeno mi sentono parlare in italiano ma possono leggere. Al contrario, penso che per praticamente tutti voi non sia un problema se le diapositive sono in inglese. La seconda è quella che vi inonderò di una marea di numeri e riguardandoli stamattina temo che possano essere anche troppi. Quindi lasciateveli magari passare sopra la testa, spero che qualcuno rimanga attaccato, vi possa magari suscitare discussione, dibattito, poi mi potete contattare, eccetera. E la terza, tra tutti i numeri che ho preso fuori ne ho usati pochissimi dal punto di vista economico, perché? E qualcuno potrebbe essere deluso, perché in un mondo in cui un litro di benzina costa meno di una bottiglia d'acqua minerale nella peggiore trattoria di Bologna, i conti poi alla fine si fanno, cioè un sistema energetico si può adattare e in qualche modo cambiare se c'è la volontà politica e tecnica di farlo. In questo mondo anche abbiamo più di 5 trilioni di dollari di sussidi ai combustibili fossili, quindi ce lo possiamo permettere. Quindi io eviterei di parlare di questo, rimarrei sui numeri che stanno a monte del problema economico, che sono quelli tecnici di cui peraltro sono sicuramente, nei quali sono sicuramente più ferrato. Quando parlo di questo argomento, di solito parto da una prospettiva storica, questa diapositiva chi mi conosce l'ha vista un milione di volte, il consumo energetico della civiltà umana nel corso della storia degli ultimi 5.000 anni, da quando lasciamo tracce scritte, è bassissimo, poi velocemente è cresciuto nel giro di pochissime generazioni a causa dello sfruttamento di combustibili fossili e nel XX secolo c'è stata questa variazione. Vedete, i numeri sono impressionanti e appunto giustificano questa salita impressionante. La domanda è, potrà continuare così per sempre? Sappiamo che non è così, non è possibile per ragioni di disponibilità e soprattutto per ragioni ambientali e soprattutto ancora climatiche.
Quindi da qui in avanti dobbiamo strologare qualcosa di diverso da quello di cui proveremo a parlare oggi, cercando di fare un quadro della situazione. Quando si vede un grafico come quello di prima, uno potrebbe essere tentato a pensare che appunto esiste la possibilità della crescita infinita. In realtà, scientificamente, questo non esiste. Noi viviamo in un pianeta finito ed è scientificamente dimostrabile che la maggior parte dei fenomeni che avvengono su questo pianeta, sia naturali che anche di tipo umano, hanno tipicamente, non sempre, ma nella buona parte dei casi, questa forma AS, chiamata crescita logistica, che vuol dire che inizialmente i fenomeni, in questo caso è la crescita di un girasole, questa è la natura, lo stato puro, cresce all'inizio un po' lentamente, poi comincia a crescere velocemente fino a raggiungere un punto di inflessione dove la velocità di crescita comincia a diminuire e pian piano la curva piega. Questa curva può avere ovviamente diverse scale temporali, diverse pendenze, però il concetto rimane. Noi viviamo in un mondo che è fatto dove la crescita tipicamente è fatta così. Andando a vedere diciamo una questione puramente tecnica, la crescita dell'elettricità spaventosa che vi facevo vedere prima ha questo tipo di curva, questa tende ad avere anche un valore predittivo, quindi prendetela con le molle, però sembra che il punto di inflessione sia già stato toccato nel 2005. Quindi di nuovo quella crescita che sembrava così enorme, in realtà in qualche modo in un sistema finito a un certo punto vengono fuori dei feedback che la bloccano e quindi in qualche modo la crescita è fatta così. E questo se lo devono mettere in testa gli economisti, certi economisti, tanti politici, tante persone che continuano a parlare a sproposito di una crescita che sembra debba essere infinita, ma questo è impossibile fisicamente. Quando parliamo di energia parliamo ovviamente anche di clima in questi anni, e quello che percepiamo è un senso di urgenza. L'urgenza è dettata molto bene dal segretario generale delle Nazioni Unite, che da tempo dice, questo dell'anno scorso, siamo sull'orlo dell'abisso e il nostro destino è nelle nostre mani. E si è fatto anche fotografare il 24 giugno, questa è la copertina di Time del 24 giugno, in Micronesia, che sono queste isole che stanno scomparendo per l'innalzamento del livello dei mari. Questa foto spiega più di qualsiasi altra cosa. Quindi diciamo che si sta spendendo molto per far capire che abbiamo un problema piuttosto serio. E il problema serio lo abbiamo, perché in effetti, per esempio, l'Artico, quella che noi disegnavamo alle elementari, la maestra ci faceva fare la calotta bianca, io mi ricordo una volta di averlo disegnato su un foglio nero, e l'Artico ha un problema che rispetto al 1979 è calato mediamente a fine estate di superficie del 35%, ma la cosa ancora più preoccupante è che è calato di volume del 60%, quindi l'Artico si sta disintegrando. Questa è una cosa che non crea particolare preoccupazione nel pubblico generale, ma comincia a crearla negli scienziati. La buona notizia è che l'Artico è un oceano, quindi sciogliendosi non porta a un innalzamento in se stesso del livello dei mari. Però lì vicino c'è la Groenlandia, che invece è un continente, e comunque questo fenomeno ha degli effetti ovviamente molto pesanti sul clima mondiale. Quindi l'Artico si sta disintegrando, è un fatto. Il problema che adesso si sta presentando invece è l'Antartide. L'Antartide ha dei segni di scioglimento molto forti, già diciamo dimostrato scientificamente da un sacco di lavori dell'Antartico occidentale, ma l'incubo dei climatologi è l'Antartico orientale, che manifesta segni di cedimento soprattutto nella parte inferiore. L'Antartide, come sapete, è un continente, quindi tutto quello che va in acqua comporta un aumento del livello dei mari. E questo potrebbe portare anche ad aumenti dell'ordine delle decine di metri, anche in tempi non lontanissimi. Questo è il vero incubo che si presenta al momento per quanto riguarda il cambiamento climatico. L'origine di tutto questo la sappiamo, in particolare come chimici, è lo stravolgimento del ciclo del carbonio. In realtà, ovviamente, noi l'effetto che possiamo fare è piccolo, nel senso che prendiamo, piccolo per modo di dire, sostanzialmente il problema è questo, prendiamo ogni anno dalla litosfera, cioè sotto i nostri piedi, 10 miliardi di tonnellate di carbonio e li buttiamo in atmosfera. E questo ha portato a uno sbilancio nel tempo del ciclo del carbonio, e sostanzialmente la fotosintesi è in grado di digerire metà di questo pasto forzato, l'altra metà rimane e si accumula in atmosfera, e questo crea l'effetto serra antropogenico. Attualmente noi consumiamo circa 15 miliardi di tonnellate di combustibili fossili, questi sono i numeri più recenti, che contribuiscono a buttare in atmosfera 34 miliardi di tonnellate di CO2.
quando parla agli studenti, qui non sarebbe necessario, ma lo dico, se uno fa la somma di questi è circa 15, questi sono 34, ma com'è che, cioè, allora non si fa la stechiometria? Il problema è che il carbonio, quando va in atmosfera, prende due atomi di ossigeno e quindi c'è questo, come dire, balzo di peso. In ogni caso, questa è la quantità e non è l'unica che viene, che contribuisce ai gas serra, ma sicuramente la principale dovuta alle attività umane. I combustibili fossili devono essere sostituiti, e questo da chimico è una cosa che mi interessa molto, non solo per la produzione di energia, e circa il 90% dei combustibili fossili va in produzione energetica di vario tipo, circa il 10% va in produzione chimica. Per esempio, le sedie su cui siete seduti in questo momento rientra sicuramente nei tessuti sintetici che ci sono in questa parte della torta. E questo grafico è molto complicato, non preoccupatevi, volevo solo mandarvi questo messaggio che quanta roba utilizziamo fra prodotti chimici nel mondo. Noi utilizziamo petrolio, carbone, gas e prodotti di raffineria, ne utilizziamo circa 680 milioni di tonnellate ogni anno per produrre 820 milioni di tonnellate di roba. Di nuovo uno dice, ma non sai fare i conti, come fanno ad esserci meno e qui c'è più roba? Perché prendiamo anche reagenti secondari dall'ambiente, tipicamente azoto per fare l'ammoniaca, ossigeno e altri prodotti. Quindi, se noi vogliamo fare la transizione dei combustibili fossili, non c'è solo l'energia. Dobbiamo anche sostituire centinaia di milioni di tonnellate di combustibili fossili che fanno i prodotti chimici che rendono la nostra vita così gradevole e piacevole, prodotti farmaceutici, fertilizzanti, eccetera. La transizione energetica. Soffermiamoci adesso un po' sull'energia. Ora, la transizione energetica non è una faccenda che è nata adesso. Il mondo è sempre stato in transizione energetica. Qui vedete riportato dal 1800 ad oggi quello che è la percentuale delle varie fonti energetiche che utilizziamo. Nel 1800 era tutto verde, cioè erano tutte legno e biomassa tradizionale. Poi c'è stata la prima transizione energetica verso il carbone e quindi la parte verde ha lasciato spazio a quella marrone. Poi a partire dal 900 c'è stata la transizione verso il petrolio, quindi il carbone progressivamente calato, poi è arrivato il gas che ha sostituito e integrato il petrolio e poi la fase successiva abbiamo le rinnovabili e il nucleare che stanno qui su. Naturalmente sottolineo che questa è una percentuale, in termini assoluti è tutto aumentato clamorosamente come vedevamo prima. Quindi in sostanza in realtà non c'è niente di nuovo sotto il sole rispetto a quello che stiamo facendo, la transizione c'è sempre stata. Però quella che stiamo facendo adesso è particolarmente complessa, innanzitutto per ragioni tecniche, perché dobbiamo cambiare radicalmente un sistema energetico, cioè proprio un cambio di paradigma, quindi tecnicamente è intuibile che sarà più complicata delle precedenti, dove cambiavamo semplicemente l'energia primaria ma continuavamo sostanzialmente a bruciare qualcosa. Poi per dimensioni globali. Nel 1900 c'erano 2 miliardi di persone, adesso siamo quasi 8 miliardi e quindi questo è oggettivamente un problema. Poi ci sono ragioni sociali, economiche, geopolitiche, in un mondo globalizzato questo è tutto amplificato in termini di complicazione. Poi per non farci mancare niente, tutta questa transizione deve avvenire in un contesto di risorse naturali sempre più contese e tendenzialmente sempre più scarse e, come se non bastasse, anche nell'ambito del cambiamento climatico che è già in atto e quindi influenza la vita di molte persone già oggi. Voi vi ricordate che nel 1992 ci fu il primo summit sull'ambiente a Rio, quello lì è il logo della manifestazione. Fu la prima volta che la comunità internazionale si accorse che avevamo un problema e diciamo cominciò a tentare di fare degli accordi. Andando a vedere i trend da allora, c'è da farsi venire i brividi perché guardate un po' quanto sono aumentati dal 92, quindi ieri l'altro, i consumi di carbone, petrolio e gas, per non parlare del cemento che è aumentato il 240%. Quindi mentre noi ci occupiamo e ci preoccupiamo di questi problemi, poi non arriviamo a fatti molto concreti, tutto continua a crescere in questo modo ed è una parentesi della storia, ma non ce lo vogliamo mettere in testa. A questo punto uno potrebbe essere tentato di fare delle previsioni. Dice, beh, allora 92 eravamo così, come potremmo essere fra 30 anni? Beh, io quello che cerco di dissuadere è appunto è non fare previsioni, perché fare previsioni è estremamente rischioso. Guardate un esempio. Queste sono le traiettorie pubblicate dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, a diversi anni rispetto a quella che doveva essere la crescita del fotovoltaico. Il fotovoltaico vero è la linea nera, okay?
l'IEA aveva previsto nel 2002 che oggi saremmo stati qua. Nel 2010 aveva previsto che saremmo stati qua, nel 2005, scusate, qua, nel 2010 e così via. Cioè non ci hanno beccato mai, no? Quindi vuol dire che fare previsioni è molto difficile. Continuano a non beccarci perché il 2015 non è molto lontano, anche lì non ci hanno preso, siamo molto di più di quello che avevano detto. Quindi far previsioni è difficile, è molto difficile. Un esempio più clamoroso è quello del nucleare, dove nel 1948 un esperto nucleare scrisse che avremo talmente tanta energia nucleare in futuro che sarà un problema consumarla, non produrla. Come sapete non è andata così. E questo signore disse, uno dei padri del nucleare americano, che i nostri figli avranno nelle loro case elettricità a così basso prezzo che sarà impossibile praticamente farsela pagare in pratica. Ma quella più storica di tutte è quella dell'Economist del 1986, che 4 settimane prima della catastrofe di Chernobyl scrisse: la industria nucleare rimane sicura come una fabbrica di cioccolata. Sono stati smentiti nell'86 e anche nel 2011. Quindi vedete, bisogna essere molto cauti a fare delle previsioni energetiche, e non le farò. La buona notizia, perché è da lì che dobbiamo partire, è che questo angolo dell'universo che si chiama pianeta Terra, suona un campanello che non è il mio, ok, no, ok, questo angolo dell'universo è, come dire, inondato da una quantità abnorme di energia che gli arriva sulla testa dal Sole in varie forme dirette e indirette e sotto i piedi. Tra le varie fortune che questo pianeta ha c'è anche questa, è diciamo un'esplosione di energia. E tutte le forme energetiche, quasi tutte, tranne essenzialmente quella geotermica e quella delle maree, hanno in qualche modo un'origine solare. Andate a vedere dietro la porta, c'è sempre il sole dietro. L'idroelettrico è un solare indiretto, in sostanza, perché il ciclo dell'acqua è mosso dal sole, naturalmente. Ma guardiamo un attimo il petrolio. Il petrolio resta la prima fonte di energia. E ora andiamo a vedere qual è la situazione delle riserve. Questa è una domanda che spesso la gente mi fa: ma ce n'abbiamo ancora del petrolio? Andiamo a vedere cosa dicono i dati. Secondo la BP, le riserve di petrolio dal 98 al 2008 al 2018 crescono. Cioè, secondo le agenzie petrolifere, le aziende petrolifere e gli stati produttori, del petrolio ce n'è sempre di più. Io qui ci ho messo un punto interrogativo, perché in realtà non esiste un criterio internazionale per valutare quelle che sono le riserve di petrolio. Sostanzialmente ognuno dice quel che gli pare, quindi capite che in un sistema del genere prendere questi numeri li dobbiamo prendere con le molle. Ma prendendoli per buoni, nel 2018, con i numeri del 2018, con un totale di riserve accertate di 1,7 miliardi di barili, cosa sto dicendo? 1.700 ovviamente miliardi di barili, noi abbiamo ufficialmente circa 48 anni di consumi agli attuali livelli, secondo i dati della BP. Se poi andiamo a vedere quelle che sono definite le URR, che sono risorse che sappiamo che ci sono, però tecnicamente, economicamente non riusciamo a recuperarle al momento, ne abbiamo 4 volte tanto. Quindi in sostanza, purtroppo, il messaggio, e dico purtroppo a causa del problema climatico, il mondo non rimarrà corto di petrolio, di gas e di carbone molto presto. E quindi questo, ci dobbiamo abituare a questo e quindi agire di conseguenza e uscirne lo stesso, e non sarà facile. L'olio e il petrolio non significa quasi nulla al giorno d'oggi, stiamo molto attenti perché anche di questo non se ne parla molto e secondo me è un peccato. Ci sono due tipi di petrolio ormai, c'è il petrolio facile, quello dell'Arabia Saudita, del Golfo Persico. Voi andate nel deserto saudita, trivellate un pozzo, il petrolio esce spontaneamente per decenni. Poi c'è il petrolio invece più difficile, quello non convenzionale, quello estremo, quello che si ricava in modi assurdi, tra cui le sabbie bituminose canadesi, il petrolio da fracking e il gas da fracking, tutte attività che richiedono un dispendio enorme di energia economico e soprattutto ambientale. Non entro nei dettagli, mi dovete scusare, ma insomma vado un po' di corsa su questi aspetti. Petrolio sempre in regioni più remote, ad esempio nell'Artico. L'Artico si scioglie, come vedevamo prima, e in un'azione che neanche un tossicodipendente all'ultimo stadio farebbe, noi andiamo adesso a cercare petrolio nell'Artico, una genialata assurda. E naturalmente c'è una grande azienda italiana che è la prima che è corsa nell'Artico a cercare il petrolio. E andiamo offshore sempre a maggiori profondità. Quindi una volta le piattaforme le vedevi stando in spiaggia a Porto Corsini, adesso sono a centinaia di chilometri dalla costa. Questo comporta problemi tecnici e economici notevoli naturalmente, anche rischi maggiori.
Questo fa sì che quando voi andate a far benzina al giorno d'oggi sappiate che circa metà del petrolio che, da cui è stata derivata quella benzina ormai è non convenzionale, cioè del tipo che vi ho fatto vedere prima, metà convenzionale. Nel 2003, ieri l'altro, era quasi tutto convenzionale. Quindi stiamo andando verso quel tipo di petrolio. Tra questi c'è quello da fracking negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una caratteristica che un proprietario terriere è proprietario fino al centro della terra, del suo terreno. Quindi è molto incentivato a far sì che si estragga petrolio dal suo giardino. E lo si fa con questa tecnica di fracking che è legata al fatto che c'è del petrolio e del gas, enormi, enormi riserve intrappolate a circa 2 chilometri di profondità più o meno, che uno trivella, ma non succede come in Arabia Saudita che viene fuori il gas e il petrolio spontaneamente, non succede niente, uno trivella, per cui bisogna fare delle operazioni terribili, tra cui trivellare prima verticalmente, poi orizzontalmente, qui si inseriscono cariche di dinamite, sabbia ad alta pressione, eccetera, si rompe questa roccia, finalmente il gas e il petrolio percolano e risalgono in superficie. Facendo tutte queste belle attività si è scoperto che ci sono una serie di problemi legati anche alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo. Ma un numero su cui vorrei farvi riflettere è questo. Sapete che gli Stati Uniti hanno raggiunto lo status di primo produttore mondiale di petrolio da 2 anni, sono tornati i primi. Questo lo fanno estraendo petrolio da circa 1 milione di pozzi. 1 milione. In Arabia Saudita il petrolio estratto è più o meno lo stesso, un po' meno adesso, e lo si estrae da 2.000 pozzi. Quindi capite che sono 2 attività industriali completamente e radicalmente diverse. Stiamo parlando di 2 mondi diversi e bisogna cominciare a essere consapevoli di quanto sia economicamente innanzitutto sostenibile tutto questo. Ci sono dei dubbi molto forti sul fatto che questa possa tenere economicamente. Ma questa è la situazione attuale. La fine della fiera con i combustibili fossili è questa. Noi dobbiamo diminuire le emissioni da subito, se vogliamo rimanere entro 1,5 gradi di temperatura, cosa che non stiamo facendo. Anche se volessimo rimanere entro 2, che sarebbe già grasso che cola, dovremmo calarle da subito. E addirittura, guardate, nel 2080 avere emissioni negative, cioè cominciare a tirar via dall'atmosfera la CO2 che vi abbiamo messo. Se non faremo attività, diciamo, non ci sarà una politica aggressiva nei confronti di questo problema, noi potremmo arrivare fino praticamente a 5 gradi almeno alla fine del secolo e sarebbe un disastro assoluto, non per il pianeta Terra che se ne strafrega, ma per la civiltà umana. Noi viviamo un'epoca straordinaria, siamo fortunatissimi, come vedevamo anche dal grafico iniziale, vivere lassù in quella cuspide ci dà la possibilità di avere case diciamo confortevoli d'estate e d'inverno, possiamo andare da una parte all'altra del pianeta in 24 ore e così via. La nostra attuale cuccagna può essere descritta da un treno freccia rossa, che penso abbiamo preso più o meno tutti. Questa macchina assorbe una potenza di 9,8 MW, tipicamente sono convogli da 8 carrozze, e sono l'equivalente di 196.000 persone che pedalano, 196.000 persone ogni freccia rossa, se ammettiamo che ogni teorico pedalatore sia 50 watt, chiamiamolo schiavo energetico, chiamiamolo come vogliamo. Questo vuol dire che io posso andare da Minerva, sapete questi ragazzi di campagna sono fatti così, da Bologna a Milano in un'ora, perché è come se avessi 430 persone che freneticamente pedalano. E quindi questo ci dà anche un'idea del fatto di come l'energia non costi niente. Provate a immaginare di pagare 30 euro l'ora a 430 persone per andare a Milano e capite che lamentarsi che poi il biglietto costa 27 euro o 29 o 29,99 forse ci si può riflettere. E abbiamo anche un impatto. E senza andare tanto lontano vi racconto l'impatto che ho avuto io, ad esempio con la mia vecchia macchina. La mia vecchia macchina era un diesel Euro 3 del 2004, dopo 200.000 km l'ho dismessa. E questa macchina ha nella sua vita consumato oltre 13.000 litri di gasolio, cioè ha consumato oltre 7 volte il suo peso in termini di gasolio, 7 volte. Ed ha emesso CO2, 34 tonnellate di CO2, che sono oltre 21 volte il suo peso. Quindi quando uscite, vedete un sacco di macchine, in questi giorni ce ne sono particolarmente tante in città, pensate che ognuna di quelle alla fine del suo ciclo di vita avrà emesso oltre 20 volte il suo peso in termini di CO2. Poi, come dire, non serve Einstein per capire che dopo possiamo avere un problema climatico forte. Adesso ho cambiato registro, ho preso un'auto elettrica, come praticamente tutti sanno,
E questa non è una macchina, è una batteria con le ruote, perché in realtà questo motore è molto piccolo e questa batteria è molto grande. Questa batteria contiene 24 moduli da 8 celle, cioè 296 celle più o meno delle dimensioni di un foglio A4. È una batteria di 40 kWh di capacità che pesa 208 kg. E ho cercato di capire cosa c'è dentro, non è facile perché le aziende non te lo dicono. Allora sono arrivato a vedere che è una batteria NMC 622, vi risparmio i dettagli, questo vuol dire che in questa batteria ci sono circa 10 kg di litio, tra catodo ed elettrodo, 25 kg di nickel nel catodo, 8 kg di manganese sempre nel catodo, circa 9 kg di cobalto nel catodo, 48 kg di grafite nell'anodo. Insomma, sostanzialmente nella mia macchina ci sono 100 kg di roba, una singola batteria. Allora uno vedendo questo numero subito mi dà addosso dicendo che sono un devastatore ambientale. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio quali sono le differenze tra queste due macchine. Questa macchina qui è un sistema aperto e dissipativo, cioè non c'ha 100 kg di roba dentro, però ha un flusso continuo di combustibili fossili che entrano e che escono. E i pesi sono quelli che vi ho dato prima, no? Oltre 7 volte il suo peso in una vita, eccetera. Questo è un sistema chiuso. Cioè io ho 100 kg di roba, ma sono sempre quelli. Io me li porto in giro, vado al mare con i miei 100 kg, torno a casa con i miei 100 kg, vengo a lavorare con i miei 100 kg, sono sempre quelli. Non esce niente da quella batteria. Qui, un'altra differenza è che tu non puoi controllare il tuo fornitore energetico. Non puoi andare dal benzinaio e dire, scusi signor benzinaio, quella benzina, gasolio che mi sta mettendo, viene dalle sabbie bituminose, dall'Arabia Saudita o dalla Nigeria? Il benzinaio ti guarda e sbossa, vodka serve. Non lo sa, il benzinaio a Bologna non lo sa, ma neanche da un'altra parte. Mentre qui tu puoi controllare il tuo produttore energetico, perché come sapete, siete bombardati di pubblicità tutti i giorni, voi potete scegliere un fornitore che vi dà solo elettricità rinnovabile. E questo è un grimaldello fenomenale, perché più persone chiederanno elettricità rinnovabile alle aziende, più dal basso ci sarà un'azione verso il cambiamento. Ma non solo, tu puoi anche diventare tu stesso il tuo produttore energetico, questo non è possibile per tutti, chi vive in condominio è più difficile, ma se uno ha una casa indipendente, l'energia se la può produrre a chilometro zero e non ci sarà nessun movimento di nessun materiale sulla faccia della terra, tranne sempre quei famosi 100 kg che mi porto in giro e che quando avranno finito il loro ciclo di vita verranno presi in carico dalla Nissan, perché questo lo richiede la legge, e dovrà tirare fuori i singoli elementi. Quindi tra queste due macchine spero di avervi convinto che c'è una discreta differenza a dispetto di quei 100 kg che fanno tanta impressione. In questo sistema super energetico noi abbiamo fatto delle aberrazioni allucinanti. Avrei potuto farne una lista, ne ho selezionata una, che è questa. Riguarda la connessione cibo-energia. Negli Stati Uniti si stima che circa il 10% dell'energia sia utilizzata per rendere il cibo disponibile sulle tavole degli americani, quindi fertilizzanti, irrigazione, lavorazione, trasporto, conservazione, eccetera, tutto. Okay? Però c'è un altro problema, che è questo, che in America, e in Europa non siamo molto distanti, il 25% del cibo viene sprecato. Questo vuol dire che negli Stati Uniti il 2,5% dell'energia primaria utilizzata è sprecata nel cibo che viene buttato via o che si perde nella catena anche del freddo, eccetera. Quindi capite che la nostra civiltà è caratterizzata da sprechi pazzeschi, perché il 2,5% degli Stati Uniti è il consumo dell'intero Belgio. Abbiamo un Belgio intero buttato via in questo modo. Quindi ci sono azioni da fare molto forti in questa direzione e in tante altre, perché noi abbiamo veramente costruito un sistema energetico che ormai non sta più in piedi da nessuna parte. Ci sono anche dei miti energetici, uno è quello del gas. Il gas è amico dell'ambiente, è amico del clima. Ora, se lo dicevamo negli anni 80 ci potevamo ancora credere, purtroppo non è più così. Perché se da un lato è vero che se io voglio produrre elettricità con i combustibili fossili usando il gas produco il 40% in meno di CO2, perfetto, ma c'è un piccolo problema, che il gas continua ad aumentare in atmosfera le emissioni di gas, e uno dei principali responsabili, se non il principale responsabile purtroppo, è un problema di cui ci stiamo rendendo conto ora, sono le perdite della rete. Perché la rete del gas è lunga centinaia di milioni di chilometri, perché arriva, se considerate anche i tubi che arrivano a casa vostra, in ogni singola casa in tutto il mondo, partendo da dei pozzi, nel nostro caso in Siberia, in Algeria, eccetera.
Quindi purtroppo ci sono delle perdite inevitabili e la concentrazione di metano continua ad aumentare in atmosfera e cominciamo a prendere coscienza della cosa. Quindi non è più vero che il metano ti dà una mano, purtroppo, è troppo semplicistico. E a proposito di questo, volevo sottolineare un fatto che sapere, e lo ricito, l'anno scorso ha fatto uno scoop, perché ci dedichiamo anche a scoop scientifici. Abbiamo intervistato il presidente della commissione Ichese che ha indagato il terremoto in Emilia nel 2012 e si è scoperto che, dopo l'intervista che lui ha rilasciato al nostro giornale, quella commissione presenta ancora lati molto scuri. Io adesso non starò a tirare fuori la questione, potete comprare l'articolo relativo di sapere. Io ho fatto un commento a questa intervista che si chiama Le risposte che mancano e sto ancora aspettando le risposte da parte delle autorità a tutti i livelli. E questa cosa è stata ribadita dall'inchiesta di report del 13 maggio che si chiama La relazione, dove il professor Peter Stiles ha dichiarato che non era stato informato del fatto che la più grande perturbazione nel sottosuolo dell'Emilia Romagna che è stata fatta prima del terremoto, cioè l'iniezione in sovrappressione di un test a Minerbio, torniamo al mio paesello, non era stata adeguatamente informata la commissione, e questa è una cosa estremamente grave che lo ha fatto saltare su una sedia quando lo contattai. E ormai è tutto agli atti, chi vuole andarla a vedere vi consiglio di andare a vedere questa inchiesta importante. Torniamo a noi. La transizione alle rinnovabili è già cominciata e questa è un'ottima notizia. Però noi dobbiamo essere pratici. Noi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di due cose. Abbiamo bisogno di elettricità e di combustibili. Cioè noi nella nostra vita questo usiamo. Circa un quarto di elettricità e tre quarti di combustibili. Questo fa vedere che il dibattito è sbilanciato, perché quando si parla di energia sui media si parla sempre di fotovoltaico, di nucleare, di eolico, tutto bello, ma attenzione, perché noi con l'elettricità facciamo un quarto dei nostri usi. Lo vediamo guardando questa stanza, per illuminare questa stanza e per far andare quel proiettore serve un po' di elettricità, ma tutti capiscono che per scaldare questa cubatura serve un sacco di metano, quindi da qui questa differenza, no? E queste due forme di energia sono complementari in termini di trasporto e stoccaggio. L'elettricità è facilissima da trasportare, difficilissima da stoccare, e viceversa i combustibili. Quindi abbiamo bisogno di tutte e due, ci piaccia o non ci piaccia. Due parole sull'elettricità rinnovabile. È a un eccellente livello di sviluppo. Questa è la migliore notizia che abbiamo negli ultimi 20 anni, 30 anni. Cioè le rinnovabili elettriche nel mondo forniscono già il 26% elettricità nel mondo. In Italia siamo vicini al 40%, quindi quando sentite in televisione degli espertoni che dicono le rinnovabili non contano, cosa vuoi che sia, ecco, per quanto riguarda l'elettrico siamo già a oltre un quarto a livello mondiale. Questo l'avevamo anche scritto in un articolo con Vincenzo tanti anni fa, dove dovremmo andare sempre più verso un mondo elettrico, perché le tecnologie appunto le abbiamo già. Qui ci sono degli altri numeri, non guardateli tutti, vi sottolineo un fatto, questo, che l'anno scorso, 2018, eolico più fotovoltaico, non potenza installata, ma elettricità prodotta, queste sono stime mie molto conservative, sono stati prodotti l'equivalente di 250 centrali nucleari. Cioè, mentre noi ci siamo baloccati negli ultimi 15 anni a discutere se era il caso o meno di riaprire il nucleare, e nessuno lo vuol fare in realtà, tantomeno nel mondo occidentale, eolico e fotovoltaico, zitti zitti, hanno prodotto l'equivalente di 250 centrali nucleari e si apprestano a superare di slancio il nucleare nel giro di pochi anni come produzione a livello mondiale e di fatto a sostituirlo. Il trend è evidente anche negli investimenti. L'anno scorso sono stati installati 253 gigawatt di nuova potenza elettrica nel mondo, di cui il 62% eolico e fotovoltaico. Basta guardare questo numero per capire, questo è Bloomberg, per capire dove stanno andando i soldi. Perché è chiaro che tu non convinci oggi un finanziatore a finanziarti una centrale nucleare, è molto più facile convincerlo a finanziarti un parco eolico. E anche su questo potremmo aprire la discussione, che sarebbe molto interessante. Spesso la gente mi chiede, ma allora ci sono dei competitor per il fotovoltaico? Perché il fotovoltaico attuale è praticamente tutto silicio. Tutto silicio. Allora, com'è la situazione? Attualmente il film sottile copre circa il 5% del mercato ed è in calo. Non ha avuto un grosso sviluppo, perché il silicio è diventato, diciamo, molto aggressivo anche rispetto ai costi. Poi abbiamo le soluzioni di ricerca, abbiamo le celle organiche che però hanno una resa dell'11%, sì, però con celle di un centimetro quadro. Questi sono i dati
dell'ultima versione della classificazione di Green in questa direzione, quindi un centimetro quadro. Se vogliamo avere un pannello così, crolliamo al 4-5. Le DSSC, un'altra tecnologia, sono al 12%, sì, ma di nuovo, ripeto, un centimetro quadro. Le perovskiti, bellissime, perfetto, ma il famoso 23% di cui tutti parlano, di nuovo, secondo Green, è riferito in realtà a un centimetro quadrato. Questi competitor presunti attualmente dovranno confrontarsi con il silicio cristallino che ha il 24,4% non su un centimetro quadrato, ma su 13.000 centimetri quadrati. È già stato distribuito in tutto il mondo con la capacità di circa mezzo terawatt. Quindi capite che per scalare questa montagna c'è ancora molta ricerca da fare. Speriamo un giorno di arrivarci, sicuramente. Combustibili. E combustibile è un problema invece, non siamo avanti come con l'elettricità, e questo è anche intuitivo, perché convertire elettricità, che è un'entità impalpabile, luce, che è un'entità impalpabile, in elettricità è una cosa che non crea, diciamo, problemi concettuali a nessuno, mentre convertire luce in roba che si tocca, combustibile, è un problema serio, proprio a livello molto, molto spicciolo. E come facciamo? Utilizziamo al giorno d'oggi la fotosintesi naturale, cioè facciamo fare il lavoro dalle piante, quindi abbiamo per la prima generazione di biocombustibili colture dedicate come mais o canna da zucchero, dove noi utilizziamo il vero frutto, diciamo, della pianta, perché è ricco di zucchero. Un'altra possibilità è quella di utilizzare i rifiuti, quindi utilizzare la pannocchia per continuare a fare la polenta e usare lo stelo per fare i combustibili, cosa difficile ma molto più complicata e che non ha raggiunto i risultati finora che si speravano, ma anche qui la ricerca naturalmente va avanti. Per farla breve, attualmente i biocombustibili sono il 2,1% della produzione rispetto alla produzione di petrolio, ed è una questione essenzialmente, vedete, di Nord America e Sud America. In Europa sono assolutamente e giustamente negletti, perché non abbiamo terreni agricoli sufficienti nella nostra piccola Europa. E quindi è necessario aumentare la ricerca in questa direzione. Qui viene il progetto Sunrise che citava prima Roberto, che è il CSA, che è un'azione di supporto, perché che deve sostanzialmente convincere la Commissione europea a finanziare un grandissimo progetto nella direzione dei combustibili e dei prodotti chimici solari. Ed è una gran fatica, perché nel frattempo la Commissione europea è cambiata, dovevano esserci le flagship, hanno deciso che non ci saranno più e ci saranno altri strumenti, come diceva Roberto, e non sappiamo ancora quali. A parte tutto questo, questa è un'azione che stiamo comunque continuando a portare avanti ogni giorno, e vi partecipano 20 grandi aziende e centri di ricerca e università in tutta Europa, e abbiamo oltre 200 supporter tra aziende piccole, medie, grandi e multinazionali che appunto ci supportano. L'idea è sostanzialmente semplice, è poi l'idea di Chamichan, alla fine non è che ci siamo inventati un granché: prendere la luce del sole, prendere delle molecole semplici e piccole come CO2, acqua e azoto, e produrre combustibili e prodotti chimici. Come? Attraverso conversione elettrochimica, conversione fotochimica diretta e sistemi biologici. Non entro ovviamente nei dettagli. L'idea sostanzialmente è quella di fare idrogeno dall'acqua, ammoniaca dall'azoto e prodotti C1 o C2 a partire dalla CO2, che è uno scarto abbondante, che come ben sappiamo. Ci siamo divertiti con Andrea Barbieri quest'estate a fare dei gran conti per il progetto, e abbiamo stabilito che sulla base di determinate assunzioni rispetto alle conversioni solari possiamo produrre alle varie latitudini delle quantità idealmente dell'ordine delle tonnellate per ettaro per anno, ma questo sicuramente è una prospettiva molto lontana, di etanolo, ammonia e CO2. Comunque tutti i numeri sono a disposizione, e l'idea è quella di passare da dispositivi di laboratorio a impianti sulla scala dell'ettaro. La roadmap tecnologica di Sunrise è disponibile in rete, vi suggerisco, chi è interessato, di andarla a scaricare, di guardarla, è un mattone notevole, devo dire, però se ci fornite un feedback naturalmente saremo molto contenti, e quello che abbiamo presentato alla Commissione europea sarà lo strumento principe per convincerli che serve un'azione di grande impulso in questa direzione. In tutto questo è il tempo per le decisioni. Allora, le decisioni possono essere fatte ad alto livello, ma possono essere fatte anche a livello individuale. Allora, torniamo alla mia famigerata macchina elettrica e andiamo a vedere come è cambiato il mio viaggio andata e ritorno dal lavoro con queste due macchine.
Io prima utilizzavo 32 kWh per venire qua e tornare a casa, 3,2 litri di combustibile al giorno, e alle ruote ne arrivavano solo 7 dei 32, perché il motore termico ha un'efficienza media del 22%, in questi giorni poi di freddo te lo raccomando. Perché poi ci sono altri problemi nel motore diesel non legati alla temperatura, quando fa molto freddo. L'energia utilizzata oggi, che utilizza oggi, sono 6,5 kWh, quindi sono circa 5 volte di meno primaria, e alle ruote non me ne arriva più il 22, me ne arriva l'85. Quindi io ho lo stesso identico servizio, anzi vi garantisco molto migliore, perché guidare una macchina elettrica è un piacere immenso che non è confrontabile con una macchina termica, e consumando 5 volte meno energia. Prima emettevo ogni giorno 8,3 kg, adesso ne metto 0, che sono 0 veri, perché utilizzo solo elettricità rinnovabile. Prima pagavo 4,8 euro, adesso ne pago il 73% in meno quando carico a casa mia, ma ci sono tante ricariche gratuite. Quindi è evidente che, come dire, è tempo che uno magari faccia delle considerazioni anche economiche, su queste non ho tempo di farle, ma vi assicuro che anche dal punto di vista economico questa macchina surclassa questa. E a proposito di economia, qual è il problema nel passare dall'una all'altra? Il problema è che abbiamo a che fare col più grande conglomerato industriale della storia, che è quello del petrolio dell'automotive. L'anno scorso sono stati prodotti 94,7 milioni di barili al giorno, cioè 35 miliardi di barili di petrolio. Il valore di mercato di tutta questa bella roba è 2,4 trilioni di dollari al costo dell'anno scorso. Il 65% del petrolio viene utilizzato per i trasporti, quindi una bella fetta. A questo cosa aggiungiamo? Che i revenue del settore dell'automobile, quindi sia la vendita che il dopo vendita, che frutta molto di più, sono 5,2 trilioni di dollari, che sono il 6% del PIL mondiale. Quindi capite che cambiare da questa situazione in cui noi, mettendo insieme questi due numeri, abbiamo una fetta importante del PIL mondiale, e per alcune nazioni questo numero è addirittura il 15 o il 20, parlo di Germania e Giappone che producono tante automobili. Quindi capite che è una macchina che sostituirla presenta grandi resistenze tecniche, ma anche oggettivamente economiche, eccetera. E quindi tutti si mettono di traverso, e questa è una delle principali origini di tutte le fake news che trovate adesso sull'auto elettrica, di cui la rete abbonda. Tra l'altro faccio notare un'altra volta che questo numero, per pura curiosità, è pari esattamente a quelli che sono i sussidi ai combustibili fossili dati l'anno scorso secondo il Fondo Monetario Internazionale. Quindi possiamo aggiungere un altro 5,2 trilioni a tutto questo. Quindi capite che questi signori non sono proprio dell'idea di cambiare domattina, quindi sarà un processo molto lungo anche per questo. Ci sono molte sfide tecniche e colli di bottiglia a transizione energetica. Ne volevo velocemente indicarvene qualcuno. La prima è quella dei materiali. Questa tavola periodica ormai è molto popolare, dovremmo attaccarla anche qui nell'atrio, secondo me. È quella della Società Chimica Europea, sono molto orgoglioso di questo, perché la proposta, lo dico, capisco che non è simpatico, ma la feci io ai colleghi della società, dicendo noi dovremmo distribuire questo in tutte le scuole d'Europa. Sembrava un'idea un po' così, e in effetti lo stiamo facendo. Adesso questa tavola periodica è un po' in tutte le scuole d'Europa, gli elementi sono tanto grandi quant'è il loro peso, la loro presenza sulla crosta terrestre in atmosfera. Quelli verdi indicano elementi per i quali non abbiamo grandi preoccupazioni di disponibilità anche sui tempi lunghi, poi via via il colore diventa più caldo fino ai rossi, per i quali abbiamo timori seri che anche entro questo secolo possiamo rimanere a corto, e tra questi ce ne sono molti importanti che nei laboratori chimici, come l'elio per esempio, che raffredda i nostri NMR. E qual è il problema con i materiali? Il problema è questo, che noi abbiamo un flusso sconvolgente di fotoni sulla nostra testa, migliaia di volte il nostro fabbisogno, e questo siamo fortunati. Però non è che dicendo questo abbiamo risolto il problema, perché noi della luce solare non ce ne facciamo quasi nulla, la luce deve essere convertita in forme utili di energia, e servono quindi convertitori e accumulatori di energia solare. E per fare questo bisogna andare a grattare la crosta terrestre, cioè in altre parole la situazione è questa. Nella transizione energetica cambierà tutto, tranne una cosa. Prima noi andavamo a grattare, ancora lo facciamo, andavamo a grattare la crosta terrestre alla ricerca di petrolio, carbone e gas.
Adesso continueremo a grattare la crosta terrestre alla ricerca degli elementi che ci permettono di fare convertitori e accumulatori, ma sempre lì siamo. Quindi di nuovo andiamo a sbattere sul limite del nostro pianeta, e cosa che non ci va mai in testa. Noi siamo sempre legati alle risorse presenti sul nostro pianeta. E allora, tornando alla macchina elettrica, una domanda è, cioè, ok, tu hai la macchina elettrica, ma non ce l'hanno tutti. Allora potremmo fare un conto per vedere se ce l'hanno tutti, cosa succede. Ogni anno vengono vendute nel mondo circa 80 milioni di automobili. Allora ho fatto un conto molto semplice, se fossero tutte elettriche, a 10 kg per automobile, ci servirebbero 800.000 tonnellate di litio all'anno. È tanto o è poco? È parecchio, perché attualmente la produzione di litio è 10 volte più bassa. Quindi se vogliamo aumentare nettamente la produzione di auto elettriche, dobbiamo aumentare nettamente fino a fattori di 10 la produzione di litio. Noi possiamo sicuramente aumentare di 10 e anche di 20 volte la produzione di litio, ma è del tutto ovvio che non potremo estrarre milioni di tonnellate di litio da qui all'eternità per i prossimi 80 anni. È impossibile. E quindi, ovviamente, l'unica opzione che abbiamo è quella di riciclare, anche perché il litio serve per altre cose, tipo far andare il computer portatile, eccetera, e il telefono. E poi c'è anche il cobalto, che è ancora più critico, ma non ho tempo di discutere questo argomento. Un altro problema è quello del ritorno energetico, assolutamente negletto nel dibattito. Il concetto è sofisticato ma sostanzialmente semplice. Ed è questo: per avere energia utile serve energia. E questo è definito dal parametro ROI. Cioè, se questo è il benzinaio da cui io vado di solito e la benzina deriva da un petrolio sicuramente in un altro continente per noi, magari in mezzo al mare, è chiaro che serve un investimento energetico per andare da qui a lì. C'è anche la raffinazione, il trasporto, eccetera. Quindi il rapporto tra l'energia che io guadagno, tiro fuori da questo litro di benzina qua, e il rapporto tra quello che ho messo dentro in questo processo è un numero importante. E gli economisti ci raccontano che deve essere almeno 5 volte questo rapporto, altrimenti il sistema economico non sta in piedi. L'energia netta invece è la differenza tra questi due valori, e tra questi due equazioncine, mettendole insieme, c'è una relazione non lineare tra energia netta ed ROI, che è rappresentata in questo grafico, che è un grafico molto particolare. Questa è l'energia netta come percentuale del totale, e qui c'è l'ROI. ROI 50 vuol dire che io investo una unità di energia per ottenerne 50, questo vuol dire ROI 50. Allora, noi abbiamo vissuto quest'epoca favolosa che ci ha portato a questi consumi, perché abbiamo goduto di ROI altissimi, dall'idroelettrico, dal petrolio e gas convenzionale, addirittura si stima che in alcuni casi fossero superiori a 100. Però anche questo è un episodio della storia della civiltà umana, non durerà sempre, perché più si va a scavare in fondo, più il petrolio ha un ROI sempre più basso. Tant'è che il petrolio non convenzionale se ne sta qua giù. Questa curva ha un andamento molto particolare, che c'è una un burrone, c'è un burrone a un certo punto, quando l'ROI appunto è sotto 10, da 5 in poi, tracolla. E quindi bisogna assolutamente che l'ROI sia sopra 10, perché altrimenti diventa un problema la sostenibilità economica e anche energetica della questione. La buona notizia è che le fonti solari elettriche sono già, le tecnologie scusate, solari elettriche, sono già sopra al baratro, e questa è un'ottima notizia. Mentre abbiamo ancora la produzione di combustibili, come qua ad esempio, o di biocombustibili, per non parlare del petrolio non convenzionale, di là. Quindi servirebbe naturalmente uno sforzo immane per la produzione di combustibili per andare al di sopra, però con l'elettricità siamo già in buona posizione. E questo è un grafico importantissimo che dovremmo fissare nella testa di tutti quelli che fanno delle scelte politiche rispetto all'energia. Un altro punto è la densità di potenza. Il Sole, come sappiamo, è una forma diluita. Noi sappiamo però esattamente con cosa abbiamo a che fare. Nel confine esterno della Terra arrivano 1370 watt per metro quadro, che è tanto, tantissimo. Però c'è l'atmosfera, poi la Terra gira, c'è il giorno e la notte, c'è l'inverno e l'estate, le nuvole, eccetera. Mediamente sulla Terra, questi sono i numeri che abbiamo usato poi anche con Andrea, abbiamo 170 watt per metro quadro, che rimane comunque una quantità spropositata se integrata su tutta la superficie terrestre. E qual è il problema? Che noi riusciamo però a sfruttarne solo una piccola parte con le nostre tecnologie. Col fotovoltaico va da Dio, perché siamo a 8-15 watt per metro quadro, col vento siamo a circa 1, con le biomasse siamo sotto, perché la resa fotosintetica naturale è bassissima.
E allora questi numeri si scontrano inevitabilmente con la nostra civiltà, perché noi nelle case utilizziamo energia, quelle nostre case colabrodo, da 20 a 100 watt per metro quadro, con un numero, un ordine di grandezza superiore a quelli che vedevamo prima. In un ambiente come questo di lavoro, o nei supermarket, eccetera, si va dai 200 ai 400 watt per metro quadro. Nelle raffinerie o nelle acciaierie dell'Ilva si fa un kilowatt per metro quadro. Poi ci sono le aberrazioni, abbiamo deciso di fare questi edifici completamente inutili, come a Dubai, che consumano oltre 6 kilowatt per metro quadro, ma di questi possiamo anche raderli al suolo, non ci sarà un grosso danno per la civiltà umana. Sta di fatto comunque che tutti questi numeri sono compatibili con la densità di potenza non delle rinnovabili attuali, ma con quella della generazione termica ed elettrica attuale. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo enorme, e anche lì sta il progetto Sunrise, di prendere della roba diluita e concentrarla da qualche parte. Questo è, diciamo, il concetto nella sua essenza. Questo probabilmente vorrà anche dire che dovremo cambiare completamente forse il paesaggio urbano, ridistribuirlo completamente, farlo e ristrutturarlo completamente, questo ovviamente su tempi molto lunghi. Quindi ricordiamoci che se andremo al 100% rinnovabili, forse dovremo anche cambiare il modo in cui è distribuito il tessuto delle nostre città. E poi c'è il problema forse più grosso, che è quello della scala del problema. La scala è un problema. E allora anche qui con Andrea abbiamo fatto dei conti quest'estate. L'idrogeno. Tutti dicono, ma allora la facciamo sta transizione all'idrogeno? A parte la rete di trasmissione, il modo di stoccarlo che è un problema, ma andiamo a vedere qualche numero sull'idrogeno. Attualmente nel mondo vengono prodotti 70 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno, ok? Con cui idrogeniamo vari prodotti chimici, nella petrolchimica lo utilizziamo e per fare soprattutto fertilizzanti, lo estraiamo dal metano. Allora immaginiamo invece di utilizzare questo petrolio per far andare delle macchine a idrogeno, torniamo alla macchina che è un concetto che capiamo tutti. Con questo idrogeno qua noi potremmo far funzionare ogni anno circa 500 milioni di Toyota Mirai nel mondo, che è la macchina media standard. Bisogna poi farle anche 500 macchine fuel cell, però comunque questi sono i numeri. Se fosse fatto al 100% per elettrolisi servirebbero 3,7 petawattora di elettricità, che corrispondono al 15% della produzione elettrica globale attuale e oltre 7 volte la produzione da fotovoltaico. Questo numero ci deve far riflettere, perché ha senso preparare l'idrogeno, fare dell'idrogeno in questo modo, o forse ha più senso mettere direttamente l'elettricità in una batteria e così ci evitiamo questo passaggio? La risposta penso che sia abbastanza scontata. E quindi, insomma, questa dell'idrogeno, quando si vanno a mettere i numeri in fila, diventa una sfida veramente, veramente difficile. E l'acqua? Perché se dobbiamo fare elettrolisi dall'acqua serve anche l'acqua. E l'acqua è una buona notizia, finalmente, dopo tutta questa valanga di cattive notizie, l'acqua è una buona notizia perché servirebbero 630 megatonnellate di acqua, pensate, per fare tutto questo idrogeno, e sarebbe solo lo 0,7% dell'attuale consumo europeo di acqua, quindi sono assolutamente numeri sostenibili. L'acqua non è un problema l'energia. E allora ho fatto un altro tipo di conti, dico, ma perché non possiamo pensare di produrre l'idrogeno sui tetti? Ci sono già le superfici pronte, almeno quello lo potremmo risolvere. Allora andiamo a vedere anche i numeri, facciamo l'ipotesi, questi tetti a idrogeno non esistono, attenzione, è un conto puramente teorico. Assumendo un SAN per 1300 ore all'anno, più o meno quello che abbiamo noi, e avendo 17 metri quadri di questo ipotetico pannello, qui alle nostre latitudini, la giornata di oggi produrrebbe ben poco evidentemente, in un anno faremo 80 kg di idrogeno sul tetto. Quindi supponiamo di avere una casa grande, abbiamo 17 metri di fotovoltaico standard con cui abbondantemente soddisfiamo il fabbisogno elettrico di una casa. Zero problem complessivamente nell'anno. Ma con 80 kg cosa ci faccio? Se vai a fare l'equivalente termico a metano, è meno del 20% del consumo medio di metano di una casa in Italia. Quindi anche dopo tutto questo gran sforzo capite che poi il risultato non è proprio esaltante. E poi c'è anche un problema di sfida di tempo. Ci sono voluti 64 anni dalla scoperta del silicio fotovoltaico al silicio per arrivare a mezzo terawatt di potenza installata. Questi pannelli ancora non esistono. Quindi
quelli esistono, quelli all'idrogeno. Quindi evidentemente dobbiamo metterci in testa appunto il problema del tempo, e il tempo è un altro grande problema che abbiamo davanti. Le quantità, un altro esempio, questo è un altro conto che abbiamo fatto sempre quest'estate, attualmente sono venute nel mondo 80 milioni di macchine, il litio utilizzato per le batterie l'anno scorso è stato circa 40.000 tonnellate, questo vuol dire in pratica appunto che noi attualmente la produzione di litio può supportare al massimo il 5% della vendita di macchine, questo è un limite fisico al momento, quindi dobbiamo aumentarla in maniera sostanziale. Un altro problema è il numero dei consumatori. Il numero dei consumatori tende ad aumentare. Anche questo è un problema enorme che abbiamo davanti e che non possiamo eludere. Stamattina alle 10, secondo il census degli Stati Uniti, c'erano 7 miliardi 619 milioni, questo è il clock che sapete bene in rete. La popolazione mondiale aumenta di circa 82-83 milioni di unità all'anno, cioè una Germania in più ogni anno ai livelli attuali. Una Germania. Ogni giorno ci sono 225.000 persone in più che hanno bisogno di cibo, energia, casa, eccetera. Una città come Padova ogni mattina è sorta mentre noi abbiamo fatto la nostra attività e abbiamo dormito. Ogni minuto nascono 30 cinesi, 45 indiani e un italiano. Nel 2050, problemuccio, ci saranno una Cina e un'India in più rispetto ad adesso. Quindi non dobbiamo solo pensare al fabbisogno attuale, dobbiamo pensarlo in prospettiva. E capite che questi numeri fanno tremare i polsi, naturalmente. Tra il 2000 e il 2018, apro una parentesi, noi abbiamo aggiunto una Cina in più di popolazione, cioè siamo 1,6 miliardi in più rispetto al 2000, ce lo ricordiamo tutti il 2000, eravamo preoccupati per il baco del millennio, no? 20 anni fa in questi giorni. Una Cina in più. E poi c'è il problema delle disparità nella distribuzione dell'energia, che in un mondo interconnesso e globalizzato è ancora più marcato. E anche qui ho buttato qualche numero. Attualmente il consumo energetico mondiale è questo, in termini di megatoe. Vuol dire che ogni abitante del mondo, vale il principio di Trilus, ha 1,8 megatoe, siamo 7,6 miliardi. Si può dimostrare, questa ve l'ho risparmiata, che agli attuali livelli di efficienza un valore ideale di consumo che non comporta spreco, ma diciamo ci permette di vivere più che dignitosamente, è 2,8. Quindi se nel 2050 idealmente con 10 miliardi di persone fossimo a 2,8 saremmo a 28.000. Quindi raddoppiando più o meno il consumo energetico possiamo garantire in linea di principio dignità energetica a tutti. Però la situazione è impari adesso. La Cina, pur essendo il principale consumatore, a 2,2, ma ci sono paesi che sono molto più alti, che hanno un clima sfavorevole, però 9,6 per il Canada è un po' troppo. Vi ho risparmiato il Qatar, che è 22, ok? Però è piccolo. Ma soprattutto il punto è che ci sono paesi come questi, che hanno dei valori molto bassi. E guardate il Chad a 0,01. 0,01 vuol dire che è 260 volte meno del valore dell'Italia, che tra l'altro l'Italia è un paese virtuoso. Bisognerebbe che tutti i politici sapessero che l'Italia non deve aumentare i consumi energetici. Spero che qualcuno colga il messaggio. Non deve aumentare i consumi energetici perché siamo già in un'ottima posizione. Okay? Quindi non è vero che siamo ultimi in tutte le classifiche, in questo siamo praticamente i leader mondiali. Perfetto. Pur essendoci tanti sprechi, come sappiamo. Torniamo al Chad, 260 volte meno. La domanda è, ma io cosa farei se avessi 260 volte meno energia di quella che ho oggi? Provate a fermarvi un attimo e a pensare di calare di 260 volte il vostro consumo energetico. Cosa fareste? Penso che avremmo tutti l'idea di fare una roba del genere. Quindi il masticare numeri energetici ci permette anche di capire meglio il mondo che ci circonda, e forse questo numero qua potrebbe essere utile per chi, diciamo, si diletta in discussioni da bar e anche in Parlamento rispetto a certi problemi. E vorrei, mi sto avvicinando alla fine, state tranquilli, però volevo dedicare qualche parola all'Europa. L'Europa come è messa? Mica tanto bene. Noi praticamente non abbiamo riserve significative di petrolio e gas, abbiamo un po' di carbone che abbiamo promesso di non utilizzarlo più a breve, nel 2025-2030, e non abbiamo i materiali critici di cui prima.
Quindi ricordiamoci sempre che la nostra invidiabile prosperità è basata su risorse energetiche e minerali che prendiamo da altri continenti. Quindi quando festeggeremo a giorni il Natale, le nostre case confortevoli, piene di ogni ben di Dio, ricordiamoci che tutto questo benessere è basato su risorse che vengono da altrove. E quando, tornando al discorso di prima, discutiamo sul fatto di importare esseri umani, persone, eccetera, ricordiamoci che da quei paesi da cui arrivano questi esseri umani, su cui impostiamo tutte le nostre discussioni, arrivano spesso le risorse che permettono il nostro benessere. Quindi sarebbe necessario, come dire, fare un accordo tra gentiluomini e decidere di scambiarci le pedine in maniera equa. E quindi il problema è molto più ampio di quello che tipicamente risuona sui media, sempre con discussioni che parlano molto alla pancia, ma poco ai numeri e alla realtà dei fatti della nostra vita. La nostra povera Europa che cos'ha? Non ha niente, però c'è un sacco di luce. Il calcolo che si può fare semplicemente è che in Europa arrivi su una quantità di sole spaventosa, 5,5 per 10 alla 15 kWh all'anno, che sono una quantità enorme. Noi utilizziamo appena lo 0,3%, il consumo europeo è lo 0,3% di questo valore. Quindi è evidente che non abbiamo molte alternative. Noi dobbiamo puntare su questo ed è questo il motivo per cui dobbiamo insistere con la Commissione europea per andare in questa direzione, è una nostra esigenza cruciale. Alcuni messaggi da take home, no? Vediamo un po' se ce n'è qualcuno. La transizione energetica è in corso. Noi sappiamo esattamente quello di cui abbiamo bisogno e dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare in una direzione che ci eviti la catastrofe climatica e la soluzione inevitabilmente è segnata. Sarà un processo lungo e difficile. Le transizioni energetiche sono processi che durano decenni, quindi mettiamoci tranquilli, ricordiamoci che non avverrà tutto nel giro di 10 o 20 anni. Noi, la mia generazione, forse non vedrà questo processo arrivare fino in fondo. Però è così. La cattiva notizia è che il tempo è molto ristretto e la crisi climatica è già qui. Insisto. E cerchiamo di evitare di predire il futuro, cerchiamo di capire la complessità enorme di questo problema che ho cercato di riassumere stamattina e tutte le incertezze collegate e cerchiamo di essere flessibili su come raggiungere la transizione energetica, perché può darsi che ci incamminiamo su una strada, poi a un certo punto c'è un evento inatteso, una scoperta inattesa e dobbiamo cambiare direzione. E sarà molto difficile perché in un mondo di 8-10 miliardi di persone l'inerzia di questa macchina a cambiare direzione, come ben sappiamo, è molto complicata. La transizione energetica non riguarda solo la scienza e la tecnologia, è una rivoluzione che riguarderà tutti gli aspetti della vita. Abbiamo bisogno di insegnanti che comincino a insegnare, già molti lo fanno, a insegnare di più alle giovani generazioni tutti questi problemi. Abbiamo bisogno di giornalisti che informino bene perché non se ne può più di tutte le sciocchezze che si sentono sull'auto elettrica, su questo, su quella, non se ne può più. C'è bisogno anche di cambiare in questa direzione, di essere più informati. C'è bisogno di legislatori lungimiranti che non pensino solamente alle prossime elezioni fra 4 settimane, ma pensino su una scala lunga. E questa è una bella fatica. Serve una nuova economia che non pensi che la crescita è infinita, ma servono anche nuovi strumenti finanziari per tirar fuori i soldi per finanziare questo processo. Bisogna ricambiare le città, la gestione delle risorse deve essere diversa, le relazioni internazionali andranno ripensate, perché questa idea che ognuno fa il suo a casa sua, io sono sovrano a casa mia, è ridicola, ma vi rendete conto che è ridicola di fronte all'immensità dei problemi che ci stanno per travolgere? E il problema naturalmente dell'ineguaglianza che non è più sostenibile, perché quando si va in un villaggio africano sperduto, la cosa che colpisce è questa, che non hanno praticamente niente ma hanno la connessione internet, quindi adesso loro sanno che sono poveri, a differenza di quello che succedeva anche solo 10 o 20 anni fa. Quindi questo ha ulteriormente complicato la situazione. La transizione energetica è una sfida pazzesca, ma è anche un'opportunità senza precedenti per la civiltà umana. E a questo punto voi mi potrete chiedere, visto che l'avevo messo nell'abstract, ce la faremo o no? Onestamente non ho idea. A volte sono preso dallo sconforto, lo dico molto, molto chiaramente. Però una cosa sola so, che dobbiamo metterci a correre perché non abbiamo più nessuna possibilità di uscirne, dobbiamo solo correre, correre, correre e decidere e fare. Vi ringrazio per l'attenzione.
Bene, grazie Nicola. E adesso un pochino di domande. Le prendiamo, Nicola, cosa dici? Eh certo, Chi come comincia? no. Siamo a posto. Qui un microfono qui davanti. Non conosco questo signore. Se Molto, puoi molto bella la dire. presentazione. Io sono ingegner Michele Demi. Io sono un piccolo industriale e mi occupo di tecnologia. L'approccio e la presentazione è bellissima, molto esaustiva e completa, praticamente c'è tutto. Io però, anche per quanto riguarda la divulgazione che fanno i mass media del problema dell'energia, anche a livello scientifico, vedrei un approccio più dal punto di vista termodinamico, perché l'energia, si dà l'idea che noi la produciamo, invece l'energia esiste e noi semplicemente la convertiamo. Allora tutti sappiamo qui dentro che la conversione di energia è sempre in perdita. E quindi c'è il problema del fattore entropico, che io chiamo così. Quindi il problema c'è, però collegare l'attività umana con il degrado del clima, con il cambiamento climatico, mi sembra un po', diciamo, fuorviante e anche politicamente un po' pericoloso. Perché se noi andiamo a vedere, parlando termodinamicamente, la quantità di calore si produce, secondo la termodinamica, con per via dell'equivalenza che c'è fra energia e calore. C'è un'equivalenza. Quindi tutta l'energia che il sistema a terra converte, quindi l'energia che proviene dal sole, viene in qualche modo col sistema idrologico convertita, perché sennò la terra sarebbe bruciata completamente. E il contributo dell'uomo nella conversione di energia, io lo riporto tutto a un problema di conversione di energia, quindi l'effetto temperatura è legato a quanta conversione, quanta energia viene convertita. Quindi abbiamo un rapporto fra l'energia che il sistema Terra converte giornalmente e quello è il contributo umano, siamo un rapporto da 10 alla 15 con 10 alla 9. Quindi una infinitesima variazione, quindi un milione di volte c'è di differenza. Quindi un'infinitesima variazione dell'attività solare, i campi magnetici e tante cose può portare dei cambiamenti climatici molto, molto più pesanti di quanti sono i contributi umani. Quindi questo è scientificamente, secondo me, inequivocabile. Dunque, per essere, diciamo, sintetici, lei non crede che l'uomo sia responsabile del cambiamento climatico, no? Questo è il punto, sostanzialmente. Purtroppo non è così. In minima parte. Purtroppo non è così. Qui Anche abbiamo. il contributo dell'emissione, anche Sì, lì è da sì. vedere. Purtroppo non è così perché la spettroscopia infrarossa è bastardissima e quando andiamo a fare i conti, della CO2 che noi emettiamo e di questi legami, carbonio e ossigeno doppi, che hanno questa caratteristica di assorbire la radiazione infrarossa, vediamo che i numeri invece tornano. Quindi il punto, purtroppo devo essere molto drastico, è molto semplice, cioè la discussione sul fatto che questo fattore sia il principale del cambiamento climatico è chiusa. Cioè discutere oggi se l'uomo non sia responsabile del cambiamento climatico è stare a discutere se la Terra sia piatta o tonda, questa è la differenza. Non ci sono. Perché vede. Cioè, qui la questione è molto semplice, ci sono grandi resistenze, l'ho anche accennato, no? Ed è normale che sia così, io questo lo accetto tranquillamente, però
Però questa idea che appunto il segretario generale dell'ONU sia un pagliaccio che si mette in mezzo al mare e lancia l'appello, che il Papa sia un cialtrone che ha scritto un'enciclica con uno staff scientifico di primo ordine e anche lui sia, diciamo, si sia bevuto il cervello, e che soprattutto la comunità scientifica internazionale sia completamente fuori strada, è abbastanza strano. Io di solito dico questo: il 98% dei climatologi sostiene che l'uomo sia il principale responsabile. Io chiedo a lei, che è un ingegnere, se lei andrebbe su un ponte dove il 98% degli ingegneri dice che è pericolante. Secondo me lei non ci andrebbe. Altre domande? Buongiorno, io non ho un background pari, diciamo, al primo livello della riflessione, perché ho studiato legge e economia. Volevo intanto farle complimenti per la chiarezza impressionante con cui ha fatto questa lezione. Io ho letto anche il suo libro, e per chi appunto non viene da studi del genere, credo sia un valore enorme. Io faccio consulente aziendale, vedo invece che spesso nelle aziende si complicano le cose invece che ridurre la complessità. Invece secondo me abbiamo bisogno di ridurre la complessità e far diciamo capire le cose con chiarezza. Una sola domanda veloce: io ho letto in questi giorni che il piano europeo prevede di essere, se non erro, nel 2050 al 50% di energie rinnovabili in Europa, e arrivare al 2030, scusi, arrivare nel 2050 all'80%. Allora, alla luce di questo viaggio che lei ha fatto oggi, secondo lei è una sfida credibile? I legislatori europei hanno la struttura per interpretare questa sfida, oppure sono ben lontani? Grazie. Questa è una bella domanda. Noi agli obiettivi al 2020 l'Europa ci è arrivata abbastanza bene, addirittura in alcuni casi anche in anticipo su alcuni paesi, Italia compresa. Dopo è diventata un po' più moderata. Io sono abbastanza convinto che gli obiettivi siano raggiungibili, ma con una volontà politica che non è garantita. E questo, purtroppo, la differenza, per fare un esempio, tra la Cina e l'Europa è questa: in Cina decidono in pochi per tante persone, e probabilmente la situazione non cambierà, e le decisioni che prende la Cina spesso sono positive, molto migliori di quelle che noi pensiamo, tra l'altro, rispetto alla salvaguardia ambientale. E invece in Europa la volontà politica, lei sa quanto ci è voluto per fare la nuova Commissione europea, quindi noi siamo sempre un po' sull'olo. Ecco, il punto è proprio questo: bisogna far capire a tutta la classe politica, perché questo non è un problema di destra o di sinistra, perché la cosa che mi fa impazzire è che in Italia ancora ci sono le posizioni ideologiche. Allora, io sono di sinistra, allora penso che sia il cambiamento climatico, io sono di destra, allora penso che non ci sia. Una cosa ridicola. Cioè, i fatti sono fatti. L'assorbimento della CO2 nell'IR è quello che è, cioè c'è poco da fare. Quindi smettiamola di dividerci anche su questo, perché non succede solo in Italia, no? Succede ovunque. Ecco, questo è il problema. E per cui, per evitare di essere sempre, come dire, le foglie d'autunno, no? Bisognerebbe che questo messaggio passasse su tutta la classe politica. Secondo me in Europa comincia a passare, anche se ci sono delle sacche di resistenza che appunto negano questo, negano quell'altro, ma voglio dire, le sacche di resistenza ci sono sempre state, ci sono state sull'amianto, sul tabacco, su tutto, quindi io non mi preoccupo di questo. Ecco, è per quello che io faccio l'appello anche educativo, cioè bisogna che le persone siano, io dico sempre, sentite, votate per chi volete, non mi interessa ovviamente, ma votate per persone che hanno almeno una vaga idea di questi problemi, perché saranno quelli principali, perché se noi risolviamo questo siamo travolti. Quindi tutti i politici di qualsiasi colore, al di là delle ideologie, dovrebbero avere qualche idea chiara. Se raggiungiamo questo obiettivo, allora l'Europa andrà avanti sicuramente. Sono abbastanza ottimista, col timore, però con la situazione attuale, che si possa anche fare qualche passo indietro. Altre domande? Poi ce n'è una qui davanti e una, vabbè, facciamo parlare un giovane dopo. Sergio Bertuzzi, e vengo da Minervio, quindi sono un compatriota di Nicola. E non posso nient'altro che lodare questo intervento molto chiaro di Nicola. Vorrei però anche portare un'altra dimostrazione che Nemo profeta in patria, perché pur avendo apprezzato tantissimo quanto Nicola ha detto, debbo però manifestare una mia perplessità riguardo
a un collegamento, il collegamento dell'inquinamento negabile. Se andiamo a negare che ci sia l'inquinamento insopportabile nel nostro pianeta, vogliamo ritornare appunto a dire che la Terra è piatta e non rotonda. Ma che questo grande inquinamento, questa difficoltà che abbiamo in questi nostri momenti, sia anche il responsabile del cambiamento climatico, credo che ci possa essere qualche dubbio. Perché anche in tutte le documentazioni che vediamo, le emissioni di CO2, di altre cose, sono tutti dati riportati riguardo al consumo energetico, cioè dire alla trasformazione di fossili che non c'erano e adesso ci sono. Rimane tutto fuori quello che nelle epoche storiche possono essere eruzioni di vulcani, emissioni improvvise di qualche cosa. Io sono convinto che in questa nostra storia del mondo questo cambiamento climatico si sia verificato svariate volte. Ma è così, è assolutamente così. È assolutamente così. Noi sappiamo, andando ad analizzare quelle che sono ad esempio le carote che preleviamo di ghiacci in Antartide, che il clima è cambiato tante volte per eventi naturali come quelli che dicevi tu, e questo è sempre accaduto. Noi dobbiamo però ricordarci che la civiltà umana rispetto a questi eventi geologici ha un tempo ridicolo, cioè la civiltà umana dal 1950 c'è stata la grande accelerazione, ok? Se noi prendiamo la giornata di 24 ore e supponiamo che l'età dell'universo duri 24 ore, la grande accelerazione è venuta negli ultimi 0,3 millesimi di secondo. Cioè, se noi non abbiamo in testa la scala su cui incide la nostra azione, è chiaro che non ci convinciamo che possiamo essere colpevoli. Cioè, quello che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in una quantità di tempo così ristretta che ha un effetto devastante, perché è stata fatta in un tempo ridotto. Poi è chiaro che ci sono state le eruzioni vulcaniche, ma qual è il problema? Quando c'erano i dinosauri c'erano 6 gradi in più, perfetto, ma chi se ne frega? Come dicevo prima, la Terra se ne frega dei nostri cambiamenti. Guardate che il problema non è il pianeta Terra. Il pianeta Terra se ne frega, il problema è la nostra civiltà. Se i mari si innalzano, ci sono 2 miliardi di persone da spostare. Dove li mettiamo? Questo è il problema. Quindi ricordiamoci che il problema vero non è la Terra, che ha avuto i suoi eventi, come hai ricordato, eccetera, ma è questa civiltà umana che nel giro di un respiro ha fatto tutto quello che ha fatto. Ricordiamoci bene questo paragone temporale. Noi siamo, rispetto alla durata dell'universo, il nulla, e in questo nulla abbiamo fatto una devastazione, e questo ne dobbiamo prendere atto. È inutile che ci balocchiamo all'idea che siamo stati bravi. Sì, siamo stati bravissimi, viviamo molto meglio dei nostri bisnonni, perfetto, e va a nostro merito. Il problema è che non stiamo garantendo lo stesso tenore di vita alle prossime generazioni. Questo è il problema. Benissimo, prima di dare la parola a Leonardo Pilati, che ho visto lì, volevo, se il vicepresidente della regione è ancora fra noi, no, appunto, comunque è bene. Allora, diamo la parola a Leonardo Pilati. Che dov'è? Questo è il più giovane, credo, di questa... Qui, alzati Leo. Lo conosco personalmente, per questo mi permetto di annunciarlo per nome e cognome. Grazie. Volevo aprire questo discorso con... Vabbè, sono un po' timido, ma... Vabbè, comunque lo so che iniziando questo discorso forse... Ho iniziato poi, molte persone, una volta che avevano capito un pochettino la direzione, che cominciano a fregarsene altamente, perché parlo di un argomento che magari può triggare molti adulti qua, ovvero che io mi definisco un nerd, uno di quelli, una persona che gioca tanto ai videogiochi, e ci tengo a precisare che appunto non sono tutto uno spara, e si entra anche in un gioco che si chiamava Oxygen Not Included, ovvero ossigeno non incluso, che era questo appunto simulatore di colonia che è ambientato nello spazio, appunto, cioè in questa colonia spaziale dove c'erano questi duplicanti, questi esserini che andavano in questo asteroide e dovevano sopravvivere. E nonostante sia un videogioco, tiene anche di metodi scientifici ovviamente reali, ovviamente
devi badare alla salute di ognuno, devi dargli il cibo, devi tener conto dell'ossigeno perché sono nello spazio, e dell'energia ovviamente. Ok, l'energia in quell'ambiente può essere ricavata da diversi tipi di fonti. Se vai ad un livello molto, molto in profondità, trovi il petrolio, poi all'inizio proprio del gioco hai fonti molto, molto rudimentali come ad esempio c'erano queste enormi ruote per criceto, dove la gente correva e ovviamente con quello non potevi alimentare tutta la barca, perché dovevi pensare alle macchine che producevano cibo, alle luci, ai sistemi di carrucoli che portano i materiali da un posto all'altro facile, perché altrimenti questi qua devono portarli tutti a mano e consumano un sacco di tempo. E ovviamente il mio obiettivo quando iniziavo il gioco era sempre di trovare questi geyser che producevano acqua, gas e petrolio. Sempre quel materiale lì che poi mi sarebbe servito. Solo che poi ho scoperto una cosa che infrange completamente tutte le leggi chimiche, che se andavi a smontare l'ambiente sotto a questi geyser, noti che non erano collegati a niente, ovvero che producevano roba infinita, acqua, gas naturale, petrolio infinito. Ovviamente è un videogioco, quindi non ti puoi riprendere alla logica del vitrale, perché altrimenti non sarebbe ugualmente divertente per il giocatore, ma solo che nella realtà non siamo in un videogioco. Ovviamente siamo su un pianeta finito. Quindi, anche se ovviamente, come ho detto prima, non possiamo continuare a tirare fuori litio, petrolio, perché dopo un po' finisce. Abbiamo l'energia solare, che ovviamente il sole se ne andrà dopo migliaia di anni, quindi quello ce l'abbiamo per ancora un po'. Ma mi chiedo, per tutti questi materiali, basta riciclare? Cioè? Allora, per riciclare serve energia, innanzitutto. Quindi l'energia è il problema dei problemi. E quindi sicuramente è possibile riciclarli. Oggi, per esempio, è possibile riciclare le batterie al litio. Tecnicamente non è assolutamente un problema. È un problema economico, perché costa meno estrarre il litio dai laghi salati cileni o dalle miniere australiane, piuttosto che... Lì deve entrare in ballo il legislatore. Il legislatore deve fare molto lavoro in questa direzione, come ho sottolineato anche prima. Ma si sta già andando in quella direzione, perché, come dicevo prima, vale la responsabilità estesa del produttore, per cui la mia batteria se la prenderà in carico la Nissan una volta che io non la utilizzo più. Però è chiaro che non esiste altra possibilità che quella del riciclo, che tecnicamente in molti casi è già fattibile e sarà sempre più fattibile, perché noi dobbiamo progettare oggetti che siano disassemblabili. Noi fino adesso abbiamo avuto un ragionamento di questo tipo. Io vado a comprare una cosa, quando esco dal negozio quella diventa figlia di nessuno. Questa è l'economia fatta fino adesso, non va più bene. Bisogna prendersi carico di quell'oggetto non solo una volta che uscita dal negozio, ma anche fino a che non ritornerà in circolo come materiali. Per realizzare questa economia circolare di cui tutti parlano, però, bisogna cominciare a quagliare. Davanti, che avevi alzato la mano in prima fila. Qui a sinistra. Grazie Nicola per la lezione molto stimolante. Io sono qui, mi vergogno un po' perché ho le scarpe sporche di fango, perché sono venuto come al solito dalla sede dove lavoro a qua in bicicletta. Ho fatto circa 3 chilometri, Villa Angeletti e la costa lì, insomma la stradina lungo il Navile. Non c'era nessuno, c'era un bel po' di fango, non c'era alcun segnale che facendo quella strada lì si potesse arrivare al CNR. E infatti ci sono arrivato qua praticamente solo io facendo quel giro, forse qualcun altro, non so, magari adesso facciamo la conta. Qui davanti all'ingresso c'è una rastrelliera per le biciclette. Io ho conservato le mail che ho mandato anni fa chiedendo che al CNR davanti all'ingresso ci fosse una rastrelliera per le biciclette. Lo hanno fatto, grazie, è già piena, è insufficiente. Intanto nelle strade di Bologna si muovono migliaia e migliaia di veicoli, tutti termici. Quindi noi ci troviamo in una situazione paradossale.
Da una parte tu ci hai detto che è impossibile con le tecnologie attuali sostituire tutti questi mezzi con dei mezzi, diciamo, a impatto zero come la tua macchina elettrica. Dall'altra, una città piatta, completamente pedalabile come questa, relega i ciclisti o nel fango o su dei marciapiedi o in condizioni, diciamo, in cui non sanno esattamente dove andare a legare in sicurezza il mezzo. Io ho vissuto in Olanda, dove la situazione è esattamente l'opposto. Cioè, i ciclisti si sentono dei re in Olanda e le macchine stanno molto attente, devi stare attento a non schiacciarli, anche se purtroppo ogni tanto succede anche lì. Allora, il punto è questo, è che noi in Italia facciamo 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno soltanto per i trasporti. E la stragrande maggioranza di questa anidride carbonica è utilizzata in modo assolutamente folle, cioè non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Tra l'altro, girando in bicicletta tutto il giorno per gli spostamenti normali si fa anche un po' di ginnastica, perché non c'è neanche bisogno di prendere la macchina per andare in palestra, insomma. Sto cercando di far passare un'idea che noi buona parte dell'energia che stiamo usando in una città ricca e benestante come questa la stiamo sperperando perché semplicemente non c'è un buon, nonostante gli alcuni sforzi fatti in passato, non c'è un buon trattamento di chi si muove senza usare energia, se non quella umana consumata con un panino. Quindi questo tema secondo me va affrontato. Qualcuno mi diceva, credo Vincenzo Balzani, che gli svizzeri hanno deciso che nel futuro non vorranno avere più di 2 kilowatt impegnati per abitante, mentre attualmente noi abbiamo degli impegni di energia elettrica e in generale di energia molto superiori. Quindi dobbiamo anche interrompere questo sperpero, cioè lo sperpero non è soltanto dal motore termico al motore elettrico, che questo ormai dovrebbe essere chiaro anche ai sassi, anche se comunque continuiamo a leggere di gente che non capisce niente di questo. Il problema dello sperpero è che noi moltissime cose che possiamo fare semplicemente usando il nostro corpo non le facciamo, cioè pretendiamo di fare tutto utilizzando un mezzo di trasporto privato, utilizzando, diciamo, sistemi di consumo di energia che sono inutili. Quindi anche su questo tema qua l'enciclica del Papa insiste abbastanza, cioè quello che possiamo fare senza usare energia fossile e senza usare energie e macchinari in generale, ma facciamolo, santi Dio. E se le città non sono attrezzate per questo, ma chiediamo che si attrezzi questo, cioè l'abbattimento dell'anidride carbonica ottenibile in questo modo è notevolmente superiore che quello della sostituzione di automobili con altre elettriche, o no? Sì, guarda, io cosa posso dire? Che dall'inizio degli anni 2000 che nel bacino padano ci si sta sforzando perché ci si riscontra il problema del particolato, il polvere sottile, ozono, però le città della pianura padana, tutte belle piatte, come quelle olandesi, le piste ciclabili non ci sono, quindi chiaramente una priorità per chiunque si candida oggi a governare una città, se la vogliamo veramente rendere sostenibile nei fatti, è quello di fare piste ciclabili. A Vienna e a Berlino ne hanno fatto migliaia di chilometri, capisco che sono città ricche, sono città grandi e tutto quello che vogliamo, però forse qualche sforzo in più nelle nostre città si può fare. Poi, cioè, in generale, adesso questo l'hai già sottolineato, cioè quando noi andiamo a fare un pieno di benzina, l'idea che l'80% di quell'energia che butto lì dentro venga buttata via è una cosa assolutamente allucinante. No, guardi, forse non ha capito bene quello che ho spiegato prima. Va bene. No, lei... ma magari scusate. Le ho spiegato prima. Magari poi la continuiamo. Okay. Prendiamo ancora una domanda, Caterina, perché poi ci fermiamo dopo, non è che finisce qui. Ecco. Potremmo stare qua. Se diventa un dialogo, allora diventa molto interessante, ma fra un pochino ci muoviamo. Allora, intanto grazie anche da parte mia per questa splendida così lecture. La domanda è questa, quindi riassumendo al legislatore, cosa bisogna dire? Incentiviamo, va bene, tutte le cose che abbiamo già detto, la mobilità sostenibile. Una domanda più precisa è, oltre agli ovvi incentivi, cosa suggeriresti di affrontare per cambiare le abitudini, non tanto a livello basso, perché alla fine
se andiamo a guardare il contributo della mobilità rispetto invece alla mobilità quella industriale, dei camion, dei motori diesel, che non tanto dei camion ma delle macchine che fanno del lavoro, e, insomma, il contributo è più alto rispetto a quello che possiamo fare noi, quindi come misure più importanti da chiedere al legislatore per, nell'ordine proprio di peso. Allora, sulle modifiche che dobbiamo fare. I due pesi principali sicuramente, ovviamente c'è l'industria che si deve convertire il più possibile all'elettrico, in parte lo sta anche facendo con i motori elettrici, ma un peso molto grande ce l'ha il residenziale e appunto i trasporti, cioè le nostre case sono dei colabrodi. Io sto guardando la progettazione di una casa e vedo che è costruito con dei criteri che effettivamente non sono mai stati presi in considerazione finora. Oggi, se tu costruisci una casa, devi avere un muro di 45 centimetri, okay? Perché altrimenti diventa un colabrodo. Quindi l'emergenza numero uno è, ma qualcosa si sta facendo, no? Perché gli incentivi per ristrutturare le case secondo i nuovi criteri energetici ce ne sono di vario tipo. Adesso è stato messo anche quello facciate, il bonus facciate è stato introdotto, perché se fate il cappotto avete un incentivo notevole dallo Stato. Quindi lo Stato ha favorito, quindi non possiamo sempre dire che non hanno fatto i politici qualcosa, in realtà hanno fatto. Bisogna che anche i cittadini comincino a farlo. Io parlavo l'altro giorno con un amico, cercando di convincerlo di passare a un'auto elettrica, scusate se torno sempre lì, ho detto vabbè, costa troppo, non lo faccio. Dico, ma guarda che dobbiamo cominciare anche a tirare fuori qualche soldino dalla tasca, perché non possiamo, scusate se mi permetto, ma non è che possiamo sempre che pensare che lo faccia qualcun altro. Quindi bisogna che ciascuno si impegni da questo punto di vista. Quindi, per tornare al politico, il residenziale, che in buona parte è ancora un colabrodo, cominciamo dagli edifici pubblici. Purtroppo, bisogna dirlo, ma Roberto lo sa bene, che l'esempio numero uno di colabrodo è questo, che è stato costruito alla metà, nei primi anni 90, ma è già assolutamente obsoleto, ed è la misura di come si è costruito per 50 anni, con l'idea che tanto basta allungare un tubo, basta tirare un filo, poi l'energia arriva. Ecco, non va bene così. Tra l'altro abbiamo dei costi anche di manutenzione crescenti e anche di costi energetici. Per i trasporti ho già accennato questa cosa, e più in generale quello che dobbiamo chiedere ai politici, e non so come, però l'educazione è il numero uno, quindi bisogna cominciare dalle scuole, bisogna cominciare dai bambini. Io insisto molto su questo. Se tu vuoi convincere un adulto in casa, parti dal bambino, perché se il bambino è stato educato e lo fa in casa, l'adulto poi si vergogna a non fare, per dire, la raccolta differenziata, a non spegnere la luce, eccetera. Quindi il meccanismo è esattamente l'opposto forse di quello che abbiamo fatto fino ad oggi: partire dai più piccoli per raggiungere i più grandi, è molto più efficiente, anche perché i più piccoli, io lo vedo, adesso non vado nelle scuole che vado via, non sono piccolissimi, però io ho notato negli ultimi 15 anni che i giovani, parlo di ragazzi del liceo per intenderci, 15 anni fa se gli raccontavi queste cose, adesso proprio li vedi preoccupati. Quindi è un momento favorevole per diciamo far passare certi messaggi, che poi dovrebbe arrivare anche il politico, e anche lui avrà dei figli, non lo so, quindi convinciamo anche i figli dei politici. Però ripeto, l'emergenza numero uno a mio parere, soprattutto in Italia, è residenziale e i trasporti. Per quanto riguarda l'industria, abbiamo avuto un processo grosso di deindustrializzazione, lo sappiamo anche in questi giorni, quindi anche i nostri capannoni industriali spesso sono quasi tutti sono dei colabrodi, alcuni non stanno neanche in piedi con i terremoti, purtroppo, come sappiamo. Quindi la riqualificazione del patrimonio edilizio, number one. Bene, prendiamo proprio l'ultima, perché sennò poi qui, poi la continuiamo, dopo facciamo quest'ultima qui, poi la continuiamo al brindisi a rinfresco. Io volevo a Nicola fare proprio una domanda personale. Ma perché sei stato così folle a comprare l'automobile elettrica? Perché questa follia? Cioè, ti vuoi fare proprio del male? E dall'altra parte volevo chiederti, chi ti ha proprio remato contro? Chi è che ti ha cercato di impedirti di fare questa operazione qua? O le grandi lobby del petrolio che hanno cercato di impedirti di fare questa operazione? Allora, l'ho fatto perché mi ero ripromesso, quando uscì nel 2004 dal concessionario, giurai a me stesso, questo l'ho già detto a vari, che quella sarebbe stata la mia ultima auto a combustibili fossili, e ho voluto essere, mantenere la promessa che ho fatto a me stesso. Quindi questo è il motivo per cui l'ho fatto.
oltre al fatto che ho fatto anche tutti i miei conti sia energetici che economici, ho pensato che era una gran furbata, e termodinamici anche. E, no, non me l'ha impedito nessuno, ovviamente, non c'è la lobby che mi si mette di traverso, però devo dirti, non so se capita anche a te, visto che sei un collega elettrico, che quando vado in concessionario, sono andato una volta per fare il tagliando annuale, sei un po' visto come un nemico, nel senso che, poveretti, non è che mi trattino male, però è chiaro che tu sei un problema, perché quel problema c'è l'auto elettrica, tra l'altro. C'è il problema che la manutenzione è zero, perché voi capite che è una macchina che non c'ha la trasmissione, non c'ha la frizione, non freni mai perché freni col motore elettrico, non c'è il radiatore, non c'ha la marmitta, le difesti il cambiare quella, eh? Cioè è un problema. Quindi è chiaro che nel post vendita l'auto elettrica è devastante, tant'è vero che, come ben sapete, le industrie automobilistiche sono in una fase di profonda ristrutturazione e ripensamento, cioè quello che sta accadendo in queste ore tra Peugeot, Citroën e FCA è figlio proprio di questo qua, cioè loro dopo tante resistenze, perché pace l'anima sua, fino a ieri l'altro Marchionne diceva no, l'auto elettrica sarà un disastro, e con la nostra profonda disperazione poi dovevamo intervenire sui media a dire no, non è vero. In realtà si sono resi conto che ormai è un cambiamento inevitabile, poi ci saranno le lobby che si mettono di traverso, quindi a me nessuno fisicamente è venuto lì, mi ha fermato nell'andarla a comprare, però un altro problema che c'è è negli stessi concessionari, cioè il concessionario non ti vuole vendere un'auto elettrica, perché lui ha i parcheggi pieni di macchine termiche e vuole vendere quelle, e gli è stato istruito a vendere quelle, e ti dirà qualsiasi malignità sulla macchina elettrica, per cui se non mai l'ha preparato non te la vuole vendere, ed è tutto comprensibile. Poi sì, c'è la gente che è ancora convinta che la macchina elettrica abbia basse prestazioni, cioè le divertite che ci diamo con la macchina elettrica quando proprio vogliamo fare un po' gli asini, lo sappiamo solo noi. Quindi, cioè veramente indietro non si torna, cioè una volta che uno sale su una macchina elettrica e la guida per un giorno, cioè sul cammello di cui prima, non ci vuole più tornare, fidatevi, se volete fare un giro un giorno qui ve lo faccio fare volentieri. Insomma. Quindi non me l'ha impedito nessuno, ma sicuramente le resistenze sono molto forti, soprattutto per il fatto che quando parlano di deserto di profitti è potenzialmente vero, perché la macchina elettrica ha manutenzione quasi zero, insomma. Bene, io ringraziamo ancora Nicola, adesso ci troviamo per un rinfresco. Grazie a voi, grazie a tutti, anche quelli che erano in streaming, so che ce n'erano.